si è fatto silenzio. Sono arrivati i nostri ospiti. Questa è una grande compagnia da applaudire. La compagnia... Grazie. La compagnia che ieri sera, che torna, con piacere accogliamo la compagnia che ha messo in scena ieri sera al Teatro Carignano Questi Fantasmi di Edoardo De Filippo con la regia di Marco Tullio Giordana. È stato ieri sera un trionfo, un termine che non è iperbolico. Le repliche dureranno fino al 30 aprile. Ovviamente pochi di voi hanno visto lo spettacolo, come di consueto i nostri incontri sono sia presentazione per chi ancora non l'ha visto, ma anche in un certo modo un approfondimento e un'analisi con i protagonisti, Carolina Rosi, Gianfelice Imparato e tutti gli altri attori della compagnia che ci verranno presentati nel corso di questo incontro, dal professor Antonio Pizzo, docente di storia del teatro dell'Università. Come sapete, l'Università organizza con noi questi incontri, a cui lo Stabile di Torino e anche il DAMS tengono molto, e ci troveremo tra poco per programmare la prossima stagione. Adesso parliamo di questo grande spettacolo, ma io ho piacere di ricordare anche una cosa che qui in casa a noi fa molto piacere. Questi Fantasmi è apparso per la prima volta sul Dramma di Lucio Ridenti, la rivista di cui noi siamo in qualche modo i continuatori, i custodi, che abbiamo messo su internet. Ecco qua la copertina di Onorato con questa commedia. Qui abbiamo le bozze di stampa con delle annotazioni autografe di Edoardo, che abbiamo custodito in biblioteca, e le fotografie della prima edizione. Insomma, il Centro Studi custodisce in collaborazione con la Compagnia De Filippo dei documenti di prim'ordine, e parleremo poi, insomma, di questi sviluppi. Non lo so se vi rimane, io adesso vado a trovare. Giù le manda al banc, si dice in piemontese, che il banca Gianna Lima. Vabbè. Bene, do la parola al professor Antonio Pizzo e parliamo di questo bellissimo spettacolo. Grazie, grazie a Pietro e allo Stabile per ospitare questi incontri di cui siamo sempre contenti di far parte. Grazie a voi per essere qui. Grazie alla compagnia per essere così numerosa, e in verità questa è una di quelle occasioni... Sono più arrivanti degli altri, vedi? Ah, e allora... No, va bene. No, no, ma c'è spazio lì. Facciamo spazio. Beh, questa sarebbe una delle occasioni per le quali il mio compito sarebbe veramente molto facile, perché potrei limitarmi a dire cosa vera. Lo spettacolo è bello, gli attori sono bravi, andato a vederlo, e mi sembra già così di aver chiuso la descrizione e quello che c'è da dire sullo spettacolo, ma senza annoiarvi troppo vorrei provare a dire due cose che veramente mi hanno colpito dello spettacolo. Innanzitutto, questo è un testo maturo già, insomma, della drammaturgia eduardiana, un testo del 45 dove, come in altri, ma qua Edoardo lo sta cominciando a mostrare in modo molto forte, ha una sapienza di scrittura che ha raggiunto la sua maturità. Lui prende una storia di corna, insomma, e ne fa un dramma molto più complesso, un dramma in cui il tema della famiglia diventa invece anche indagine dell'anima. Dico indagine dell'anima perché una delle cose molto belle, non riuscirò ad elencarle tutte, fidatevi purtroppo, ma sicuramente questa la voglio dire. Una delle cose molto belle di questo spettacolo e di questa regia e di questi attori è essere riusciti a trasformare un testo che in altre occasioni può essere stato allestito in modo più patetico, più farsesco, in un dramma dell'anima.
Poi vedremo, sì, è un dramma intimo in cui ci sono le persone nella loro intimità, qualcosa, insomma, vi sto descrivendo qualcosa che ad alcuni di voi aveva richiamato il dramma nordico, no? Ibsen, Strindberg, ebbene, un po' di Ibsen c'è qui dentro e poi ne parleremo con lei, perché lei è una, forse con il regista, una delle autrici di questa nota strindbergiana. Vorrei introdurvi nell'argomento e introdurre la discussione con gli attori. Se non vi dispiace, vorrei farlo utilizzando la trama, no? come ingresso. È una storia di corna, no? L'ho detto, ho banalizzato in verità. Tutto il teatro italiano del Novecento, il 90% si basa su quello. E che, insomma, come insomma, se Fedone faceva delle macchine comiche, invece in alcune mani le storie di corna diventano delle chiavi per entrare appunto all'interno del nostro mondo più intimo. Abbiamo L'anima in pena, Gianfelice imparato, e utilizzerò questi nomi che sono quelli che utilizza Edoardo per indicare i personaggi, e per questo parlavo di dramma anche dell'anima. Guarda caso lui dice che Pasquale Lo Iacono è un'anima in pena. L'anima in pena, un po' disperato, avendo sposato una donna più giovane di lui, di una generazione precedente, l'anima perduta, Carolina Rosi, no, nel senso, come senso, no, le generazioni una volta erano più distaccate, ora diciamo che le generazioni hanno una decina d'anni. Nel testo lui dice proprio: mia moglie è di una generazione precedente, non fa il caffè come lo faccio io. Bene, il suo problema è che non ha più soldi e trova l'escamotage di una casa che gli viene affittata a gratis, un'enorme casa che gli viene affittata a gratis, perché così lui testimonia che non ci saranno i fantasmi, perché quella casa invece non riesce ad essere affittata perché ci sono i fantasmi. Lui, senza dire niente alla moglie, si infila nella casa, bello contento, pensando di poter farle una bella pensione, un bed and breakfast, diremmo adesso. Trova l'anima nera, Raffaele il portiere, ancora dipinto, che diventerà una sorta di antagonista, che è il portiere del palazzo, col quale subito entra in un traffico solidale e antitetico, cerca di risolvere varie sue questioni, non si accorge che invece c'è un'anima irrequieta, l'Alfredo Marigliano, ecco, Massimo di Matteo, che è l'amante della signora. Questo costruisce un triangolo che potete immaginare. Lui pensa che lui sia un fantasma, lui pensa che lui sia un magnaccia, lei forse si convince che lui è un magnaccia, l'anima nera cerca di rubarsi soldi, polli, cocomeri, tutto quello che trova, e il fratello che è un'anima libera, il cognato dell'anima irrequieta, Giovanni Allocca, cerca di far rimettere l'anima irrequieta in pace con la moglie originale di cui vado adesso. Paola Pulcinella, che è l'anima triste, che infatti arriverà in scena a un certo punto con una scena, ne parlavamo con Pietro, che non ci venga un fulmine, che una scena pirandelliana, sta citando i sei personaggi, l'apparizione dei sei personaggi in cerca d'autore. Così si chiude il secondo atto, mentre con un patapiglia molto forte. Un altro qui pro quo, l'anima che non so come è chiamata, Viola, dannata. L'anima dannata. Intanto la sorella del portiere, personaggio, rincretinita dalla visione di questo fantasma, di questo cavaliere seicentesco, immette scompiglio nella faccenda. Fra l'altro, ancora una volta, quella rincretinità,
l'essere rincretinita del personaggio in questo caso assume, poi ne parleremo, un tono molto più intenso, perché in questo incontro con il con il cavaliere, nel modo in cui lo dipinge, non è un incontro così onirico, è un incontro che turba e che forse colpisce molto il personaggio, è impazzita per ragioni molto forti, forse ha subito una violenza, ma in questo parapiglia che si costruisce nel tempo, la questione più forte è che non si capisce se lui sa ci è o ci fa. Lui, foraggiato dall'anima inquieta, che per far piacere, far mangiare, far vivere bene l'amante, lascia soldi nella casa. Lui che trova questi soldi, lo sa o non lo sa? Su questo lo sa o non lo sa, lo spettacolo, a mio avviso, costruisce un testo che, ripeto, è un'indagine all'interno di un mondo molto privato dei personaggi, non è una macchina di porte che si aprono e si chiudono alla Feydeau, no. Quale porte che si aprono e si chiudono sono proprio quelle dell'anima, no? Che si rintanano, si espongono. E su questo io vorrei cominciare dalla fine, se non siete... Parla. Perché era proprio con Carolina che però volevo parlare. Devo pigliare solo un goccio di acqua. E qui? E qui a tavola. No, la mia che ha le goccine diuretiche. Perché il regista mi vuole una strafica e quindi devo rimanere magra. Ma no. Andiamo avanti. Allora, cominciamo dalla fine. Perché voglio, non vi dispiaccia se vi svelo una nota del finale, perché lei che si sta tra questi due uomini alla fine fa una scelta che non c'è nel testo, una scelta che è stata tutta scavata nel modo in cui lei costruisce il personaggio, cioè alla fine lei abbandona l'anima irrequieta e abbandona anche il marito per scegliere un'altra strada. Sembra Nora che al finale chiude la porta e se ne va. Com'è costruito questa scelta, questo personaggio? Allora, qua c'è una regia dietro, c'è una regia, non a caso una regia di un signore che si chiama Marco Tullio Giordana, e quindi è stata una sua idea quella di far sì che questa donna alla fine in qualche modo non vada né con l'amante né con il marito, ma se ne vada da sola. È una donna che in qualche modo, mentre il personaggio di Pasquale può far finta che queste largazioni di denaro possano veramente essere frutto di qualche fantasma che veramente gli vuole bene e che lo ha deciso di proteggerlo, il personaggio di lei, proprio appunto come diceva il professore, che non è al corrente che in questa casa ci sono dei fantasmi, si ritrova perennemente durante tutto lo spettacolo di fronte a un uomo che le continua a sbattere in faccia di sapere chi è che lascia i soldi, un amante che in qualche modo pensa anche lui di risolvere tutto attraverso il denaro e quindi la sua situazione, i suoi figli, li può abbandonare, la moglie, eccetera, eccetera, e questa donna piano piano in qualche modo rimane delusa da entrambi gli uomini che ama nella sua vita e quindi alla fine decide di andarsene. Ma questo crea un che trovo che in qualche modo all'epoca forse era inconcepibile a livello di scrittura, ma probabilmente non è così distante da quello che forse avrebbe fatto anche Edoardo stesso, così come, e poi finisco, la scelta di aver reso sia la scena dei fantasmi con la moglie dell'amante una cosa pirandelliana, ma è una scena celeberrima quella di questa Armida, che sarebbe il nome del personaggio di questa moglie. Marco Tullio ha fatto una scelta molto precisa, ha voluto tirar fuori i sentimenti, il significato di quello che sono i rapporti umani, e quindi non ha indugiato in nulla che sia, come posso dire,
è farsesco ma è credibile, non so come dire, non si va, non c'è un equivoco che rimane sospeso senza mai arrivare a qualche cosa di paradossale. E quindi sia nella scena di questa apparizione di fantasmi, sia nella scena della sorella del portiere, che è un altro fantasma, che normalmente vengono fatte appunto come situazioni solamente puramente comiche, per esempio nella scena di Viola, poi magari ce lo dirà lei, Marco Tullio ci ha voluto mettere un'accusa, cioè che questa qui poverina è diventata scema non perché ha visto un fantasma, ma perché è stata violentata da qualche abitante di questo palazzo. E quindi, come posso dire, tutta la nostra interpretazione, tutta, va in un'unica direzione, che posso dire non perché Marco Tullio sia un regista soprattutto di cinema, ma è molto cinematografica. Usiamo tutti dei toni vocali meno enfatici, ci sono delle immagini proprio, secondo me, dei personaggi di quando entrano, di quando escono, che come se fossero dei fotogrammi sospesi. Io mi trovo molto a mio agio, la prima volta che mi capita di recitare una cosa così non so neanche come dirlo, se è sottrazione, se è dimessa, non so. Non è dimessa, non so come esprimermi, non so come giudicarmi, però è un'esperienza che a me sì, intima, intima. E ecco, io per esempio mi emoziono tutte le sere in scena, ma non mi emoziono perché vado a cercare quello che mi farà commuovere realmente attraverso un episodio della mia vita che quindi mi fa piangere, e quindi io mi emoziono perché realmente le parole che mi vengono dette dai personaggi che stanno con me in scena, il portiere, mio marito, l'amante, eccetera, le senti, perché Edoardo scrive in maniera estremamente vera, estremamente realistica quando parla dei sentimenti, e quindi in qualche modo se uno entra all'interno di una storia sono le parole stesse che ti portano a emozionarti, a commuoverti. L'importante è che si emozionino e si commuovano anche gli altri, non solo l'attore, però insomma è una bellissima esperienza, ecco. Si riferiva alle parole di Edoardo. Ripeto, il fatto che al termine dell'opera ci sia questa aggiunta, lei va via abbandonando entrambi, non è scritta nel testo, ma incredibilmente, anzi direi, come, perché le parole in qualche modo contenevano questo seme. Il testo è fedele, il modo, l'intensità, la pudica intensità che lei mette nel personaggio, secondo una metodologia che spesso è cinematografica, fai meno, non fare le facciacce, perché l'emozione più sincera è quella che tu vuoi nascondere agli altri, che vuoi contenere, vuoi serbare per te, per questa sorta di pudicizia. Lei costruisce un personaggio che è più intenso e che diventa più centrale in un dramma in cui non sempre le figure femminili, ricordiamo che per esempio questo dramma era Titina non aveva il ruolo della moglie di Armida, e si dice che la leggenda, ma anche Edoardo scrive che fece Filumena Marturano per farsi perdonare di aver dato questa parte così non da protagonista alla sorella. Io poi non parlo più perché è perché è giusto che parlano anche gli altri. Noi siamo un gruppo, e questo già ce lo siamo detti l'ultima volta che ci siamo incontrati qua dopo la scomparsa di Luca, e a volte le distribuzioni dei personaggi si fanno anche in base ai componenti di una compagnia. E il numero degli attori è lo stesso di Non ti pago, qualcuno è stato più fortunato, qualcuno meno, perché c'è anche una ragazza come Federica che in questo caso fa poco, ma che invece faceva molto di più in Non ti pago, e quindi a volte le distribuzioni o le scelte dei personaggi si fanno anche per mantenere il gruppo esattamente com'è. Addirittura la scelta del testo. Anche del testo, e quindi anche se da scrittura tutti dicono meno fai Armida, che sarebbe
la fantasma la signora, gli dico no, perché la deve fare Paola, perché noi, per dire, ma questo lo dico, poi ognuno si adatta a quello che gli viene dato, insomma. Ritornando alle parole, se in Italia esiste qualcosa nella prosa che è equivalente alle aree d'opera, sapete che per noi le aree d'opera sono come i monologi shakespeariani. I monologi shakespeariani nella tradizione inglese hanno proprio un modo di essere detti. Quando cominciano a essere detti, il pubblico aspetta, come noi in Italia aspettiamo quell'acuto, quel do di petto su Lucien de Stelle. Se esiste un'area d'opera, l'equivalente di un'area d'opera per la cultura italiana del Novecento, sicuramente il monologo del, o il dialogo, se vogliamo, del caffè al balcone. E il nostro essere o non essere, perché voi, era incredibile in sala, lui entrava e la gente si preparava ad ascoltare quel monologo. E siamo a Torino, non sotto Roma, si preparava, sentivi che, aspettate come lo farà. Grande responsabilità che naturalmente lui accoglie senza colpo ferire. Ma, e qua vengo al personaggio, mantiene questo personaggio in un bilico complicatissimo. Cioè non vi fa mai capire, e questo forse motiva la scelta, non fa mai capire se ci o ci fa. Cioè, come l'hai gestito? Allora, l'ho gestito fino a un certo punto, cercando io stesso di sapere se c'era. Poi da un certo punto, nell'edizione che abbiamo fatto a settembre a Firenze, addivenne alla conclusione che non era un problema mio. Era un problema del pubblico. Ci sarà una parte di pubblico che dirà questo è impossibile che non abbia capito, e c'era un'altra parte di pubblico che dice ma no, forse veramente ci crede. E ho seguito questa strada e, scaricandomi da questa da questo peso, l'equilibrio si mantiene naturalmente. No, a parte gli scherzi, poi invece ho maturato poi un'altra un'altra scelta che comunque mantiene in bilico l'interpretazione, però ho maturato che lui non può non crederci, lui deve crederci per forza. È la disperazione che gli impone di credere, come avviene anche a tante persone che, like per tutta una vita, ad un momento di disperazione tale che si affidano ai santi. Ora, Pasquale Roiacono, come dice giustamente Edoardo, anima in pena, se non crede ai fantasmi, deve riconoscere il suo fallimento definitivo, deve riconoscere che non ha più Maria, la moglie, e lui in un momento del dialogo, nel monologo finale, quando glielo dice, e io non la posso perdere, Maria è la vita mia. Se lui non attribuisce tutta questa situazione a un ente soprannaturale, lui deve, non gli resta di altra scelta, una scelta cecoviana, dovrebbe ammazzarsi, perché lui perde Maria, viene distrutto come uomo. Allora è quella disperazione che fa appellare ai santi, anche che ha condotto una vita laica, è la stessa disperazione che gli fa credere. E qui poi veniamo a quello che tu dicevi giustamente dell'interpretazione, del lavorare per sottrazione, perché ormai in teatro
Se cominciamo con le maschere per definire già il personaggio, poi cominciamo con i gesti ampi, i trucchi pesanti, eccetera, eccetera, mano a mano siamo arrivati finalmente al punto che dobbiamo trasmettere le emozioni senza battere ciglio anche allo spettatore che sta in ultima fila. Le dobbiamo trasmettere con la concentrazione e con l'emozione intima autentica, non falsa. Quello che diceva Carolina pure giusto, cioè non appellarsi al ricordo triste della vita per cacciare la lacrima, ma ascoltare e far accadere in quel momento quello che accade. E naturalmente l'interpretazione nella sottrazione deve stare in bilico, e io sono concentrato sul fatto che sono disperato e devo crederci. Però il problema poi della scelta ci è o ci fa, rimane al pubblico. Ho soltanto aggiunto una mia consapevolezza come attore. Poi naturalmente l'attore non deve sapere, cioè il personaggio non deve sapere quello che sa l'attore, è evidente, insomma, dobbiamo gestire questa schizofrenia continuamente, perché se il personaggio sa quello che sa l'attore è finito, insomma, ma non solo quest'opera qua, qualunque, non deve sapere manco quello che succede un attimo dopo in cielo, deve sapere niente il personaggio, deve vivere autenticamente quello che accade in quel momento. E vedete che nei termini in cui descrivo il loro lavoro, vi vorrei sottolineare il modo, ma che è tornato anche, Chekhov adesso è emerso nel... Sono dei termini che voi normalmente non sentite associati alla drammaturgia, alla drammaturgia italiana, alla drammaturgia eduardiana, ai quali invece tornano spesso, forse non sempre in modo corretto, i termini di maschera, di gestualità, tutti questi invece, questo crinale intimo di sottrazione, è una novità. E vorrei proprio, sono molto contento, grazie allo stabile che mi ha permesso di vederli, perché ho visto in breve tempo una copiata, forse l'avrei vista, anche tu la conosci, Il sindaco fatto da Martone. Ah, è stata coprodotta, sì, quindi è un'iniziativa che abbiamo condiviso. Queste due messe in scena mi confortano in un'opera che Luca faceva già da tempo, cioè nell'idea che Edoardo è un autore che si mette in scena. E non è un autore da mettere in scena per dir qualcosa contro, pro, per testimoniare che siamo più avanti, più indietro. È un autore che si mette in scena, si legge, si interpreta, si trae il senso che ha in quel momento e si fa come si fanno gli autori teatrali. Non sono un problema da risolvere. Per gli attori, mentre in altri casi c'è una scuola di regia, una scuola di regia, c'è una scuola di regia che, per il quale il rapporto con la tradizione è un rapporto sempre di box, vediamo chi vince, no, vediamo se guarda, reggi ai miei cazzotti. Non sono d'accordo, è un problema non di regia, è un problema di individualismo e di finta ricerca. Io adesso non voglio, perché no, perché adesso potrebbe scatenarsi, sì, una roba, non volevo dare niente al pubblico, però diciamo che ci sono degli autori che, se tu sei grande come regista o come autore, lo riconosci, non ne hai paura, non hai bisogno di trasformarlo, hai bisogno di interpretarlo. Anzi, cito mio padre per non citare Luca o Marco Tullio, quando ha affrontato le sue tre regie di Edoardo, ha detto: ma qua non si deve modificare neanche una virgola, perché è perfetto. Poi lo puoi attualizzare, non lo puoi attualizzare, puoi cambiare l'età di un personaggio, quelle sono tutte... Quando ci si trova di fronte a degli esperimenti di diverso tipo, per me, e così concludo, si dovrebbe scrivere liberamente tratto da, ispirato da, ma non di, perché è una roba che le pippe degli altri, perché adesso ti ho detto, ma è scatenato una cosa che non può anche durare, se le devono fare con dei testi che si devono scrivere loro, se sono così bravi, se li scrivano
e si rimettano in scena. Non se ne può più, veramente, ma non per Edoardo, in generale non se ne può più, Molière, fanno delle cose poi, ormai... Comunque questa ossessione che si... ci si attiene alla tradizione, pare che si faccia cosa scontata o vecchia. Invece tradizione ha la stessa radice di traduzione e addirittura anche di tradimento. Sì, sì. Cioè nel senso che si può portare avanti la tradizione e se la drammaturgia naturalmente è di un certo livello, farla diventare attuale, renderla attuale anche nei secoli successivi. Non c'è bisogno di stravolgere, se la drammaturgia è buona, come nel caso di specie lo è, allora non c'è bisogno di stravolgere, ma c'è bisogno soltanto di far vedere che quei sentimenti descritti, quelle situazioni descritte sono ancora riconoscibili nell'epoca attuale. Infatti ricordo un attore che mi diceva, Edoardo, io quando recito Edoardo mi sembra che ci sia una mano dietro che vi accompagna, con altri testi non ce l'ho, là se lo faccio bene improvvisamente si materializza questo supporto e io vado, mi porta, perché la drammaturgia appunto, la scrittura non tiene. E sì, questa è una scrittura che si che appunto prevede anche letture aggiunte, appunto loro riescono a scoprire in questo testo, per questo il testo è ricco, perché si fa scavare, scoprire questi accenti molto umani. Un tipico personaggio da attor giovane, che nella commedia e nella farsa è molto diffuso e in genere un ruolo di supporto, per esempio qui diventa invece... non dico Elmer di Casa di Bambole, ma diventa un personaggio con dei sentimenti veri. Quando guardavo il tuo rapporto con lei, in parte per il modo di rispondere, che era sempre così, alcune volte ha un filo di voce, cioè... No, vabbè. Alcune volte ti costringeva a fargli attenzione, non ti lanciava la battuta, di tieni, ascoltala, ma devi ascoltare perché erano momenti molto intimi. E di contro lui mostrava dei sentimenti che erano tutti veri. Io gli ho creduto assolutamente nel suo amore e nel suo turbamento. Come questo rapporto fra un personaggio che nasce come attore giovane, classico ruolo nella compagnia, come l'hai trasformato verso un personaggio di questo spessore? Non essendo più giovane. No, prima di tutto proprio in riferimento a questa falsità, cioè nel senso che c'è da dire che io sono un attore giovane nel 2017 e quindi di conseguenza io sono un uomo del 2017 che legge un testo scritto nel 46. Quindi già in questo, in un certo qual modo, è motore di rinnovamento. Quindi cioè, io sono un uomo diverso da un attore giovane di quell'epoca. D'altra parte era inevitabile che in questa comunque linea di regia si esigesse qualche cosa di più, qualcosa di un po' più complesso e in un certo modo anche più moderno. Cioè, e poi è vero quello che è stato detto prima, come il credere che io sia un fantasma è già preparato. Edoardo li mette in una casa dove ci sono ipoteticamente dei fantasmi, fa incontrare il personaggio con la sorella così strana e inebetita che ha visto un fantasma, lo fa suggestionare in mille modi, insomma prepara tutto questo. Di conseguenza questo è un esempio per dire: io sono preparato proprio da Edoardo, dalla scrittura, dalla situazione, a muovermi e a reagire in quel modo. Mi permetto di aggiungere una cosa però, che
nel caso del tuo personaggio si sente ancora più chiaramente la necessità di giocare fra alcuni momenti più leggeri e momenti di passione, di sincera passione, che nel tuo in alcune scene emerge, così come anche Angelo, ma anche tu hai dovuto in qualche modo hai dei momenti in cui l'obiettivo della scena è creare un momento di risata, di pasta. Sì. Altri invece dove stai recitando delle scene d'amore ho letto il personaggio tradizionalmente, in verità, secondo me è una tinca, diciamo la verità. In realtà, letto da uomo, è diverso. Se un uomo ha un capriccio per una donna, ha una passione per una donna, e lui ci crede, lui è veramente innamorato. Se ha una passione, se desidera incontrarla, se trova la forza, se abbandona la famiglia per incontrarla, un attimo, se esce da un armadio, e non può essere fintamente attratto da quella donna. E quindi è una necessità essere vero, perché altrimenti non mi infilerei in un armadio, insomma, se no sarei una non commedia. È un opportunista, ma è profondamente lui sincero. È profondamente sincero, tant'è vero che poi, e questo è rivelato dal finale, a un certo punto dice: al di là dei giochettini soliti che io faccio con mio cognato, dico: senti, noi ce ne scappiamo. Quindi lui è innamorato veramente di questa donna, con tutti i vizi del caso, cioè dell'uomo che c'ha l'amante, che c'ha la scappatella. In realtà questa scappatella è un profondo innamoramento. Per quanto è vero che nel finale, lo ricordo, convinto, commosso, non si sa, dalle argomentazioni invece dell'anima in pena, lui in questo bellissimo monologo dialogo finale, le due balconi, dove lui chiede aiuto al fantasma e ripeto si confessa proprio, si confessa tutti i suoi sentimenti, e lì voi vedete questa confessione di un uomo sincero che per la prima volta mostra la miseria che sente dentro e la paura della solitudine, e non sapete se la sta dicendo all'amante di sua moglie o al fantasma. E questo è bellissimo, perché la sincerità di quella confessione è identica, ma l'oggetto, l'ascoltatore, potrebbe essere entrambi. Questo crea una profondità nella scena molto forte. Comunque alla fine lui ascolta, si convince in qualche modo e va via, lasciando una cospicua somma di denaro che dovrebbe salvare. Ma lui, quando durante il suo monologo, durante questo monologo, questo, diciamo, questo rapporto monologo, dialogo, da per lui, da parte sua, parlato in questo rapporto, consuma con sincerità tutta la sua verità nei confronti di questa sua vita e nei confronti della donna, del suo amore. E in un certo qual modo lui dice: io mi sento, parlando con te, io mi sento liberato. Così. In realtà lui sta anche lavando me. Cioè tutto quello che dice in un certo qual modo sta ripulendo me, mi sta riportando a una, come dire, a una... Vorrei vivere. E mi pulisce l'anima. Per cui quando lui ha finito di scaricare tutta la sua verità, in verità è stata una suggestione che mi ha regalato lui, io sento di essere finalmente pulito e di arrivare a una ragionevolezza, una giustizia che mi obbliga. E infatti Marco Tullio mi chiese nelle ultime parole di essere fraterno con lui, perché quasi a dire siamo comunque insieme una cosa sola, adesso io scompaio e rimani tu solo, e lui mi chiese di essere fraterno nel dirgli: guarda sul tavolo, cioè, come dire, basta. Ma in effetti scatta anche da parte sua, immagino,
una sorta di solidarietà maschile. Sì. Perché io gli dichi a Maria una cosa bella. No, vedi che fa bene Maria. E infatti Maria è la vita mia. Maria deve venne proprio. Maria è la vita mia e c'è una solidarietà maschile, cioè c'è quest'uomo innamorato di questa donna ed è stato così sfortunato addirittura da abbassarsi a credere che io sia un fantasma. Cioè, vede un compagno mortificato a tal punto. E lui infatti rinuncia pure a Maria, capite? È innamorato quanto me, forse più di me di Maria. E io me ne vado. Gli uomini non ci fanno una... c'è un discorso sul maschile, sì, in questa commedia. E ancora una volta, boh, ve l'aspettavate che qui il discorso, il problema era il maschile? Ricordate Napoli milionaria, dove invece la figura maschile era salvatrice? È l'unico esempio nel teatro, sì, di Edoardo, poi sì, il resto sono sempre tutte donne. No, sono sempre donne, è vero. In questo caso, in questo caso lei dovrebbe essere, ma poco di buono. E guardate invece come, da quello che è emesso, ed è così, è il maschile, l'universo maschile che ci fa una brutta figura, motivato alla sua scelta di abbandonare tutti. Per esempio, l'universo maschile, nella sua doppiezza, viene ben rappresentato dal cognato, che c'ha quel passaggio in cui il cognato cerca di riportare lui, insomma, all'ovile, ma con una motivazione che forse sarà di convenienza, non tanto. Però anche lui è pervaso dai suoi turbamenti, quando alla fine non si incontrano più da un po', ma lui gli chiede al cognato di organizzare un incontro, l'ultimo per salutarsi. Lui si presenta a casa e che fa? Poi, come in tutte le storie che si rispettano, c'è il moralizzatore, quello che cerca di portare, diciamo, riportare sulla retta via il cognato. Però questi moralizzatori, il marito, però il moralizzatore non è, anche perché, diciamo, lui nel finale, al finalissimo, si dichiara un falso, un viscido. E io quando cercato di in scena di liberarmi della lucertola, era come se l'altra faccia del personaggio, ecco, veniva mandata via e si dichiarava un'anima libera, un'anima libera nel senso più meschino del termine, per cui poi ecco che nel finale ci prova con la signora, prendendole la mano e cercando un approccio e chissà una sorta di, inventando anche che la moglie, che mia moglie è paralizzata da 8 anni, lui ha detto non è affatto vero, perché la serie è a teatro, al cinema, le sale da ballo, per cui è un finto moralizzatore e è una delle figure più brutte la fa proprio il cognato, che mi hanno affidato a me, non so perché. No, ma perché anche qui, guardate, questa figura che veramente sul finale è luciferina, cioè lui tratta lei veramente come una cortigiana, da passarsi tra gli uomini. Naturalmente con modi mellifluidi, come siamo uguali, anche io soffro, sì. Ma quella lucertola alla quale lui accennava ha due funzioni. Una, in genere nel teatro, quella è, non so, una carrettella, forse si dice. Ma Gianfelice dice che faccio un numero e me ne vado, cioè faccio il mio numero di prestigio, e vado. Sì, è chiaramente una... Lui, spieghiamo, qualcuno non l'ha vista, racconta quando entra in scena la prima volta proprio, credo, che la prima volta la seconda volta, ma è una presentazione, la prima scena è importante, racconta che poco non ha dormito bene perché una lucertola si era infilata nella sua camera, forse nel suo letto, e lui non l'aveva più trovata, se l'era sentita addosso, sì, ma non l'aveva più trovata.
quella lucertola si manifesterà mentre, nel finale, mentre lui sta uscendo, e naturalmente quell'insieme di tic, mosse, disarticolate che provoca la sensazione della lucertola, normalmente a teatro funzionano come il cuore del personaggio. È un personaggio che fa una scena comica. Certo. Ma nel suo caso, in questa regia, vedete sempre come accanto alla macchina comica, in quel caso proprio macchina, sembra il robot che si muove, accanto alla macchina comica si inserisce un significato invece più profondo. Quella lucertola è proprio quel male che c'ha dentro. Certo. È quello che tiene nascosto, che viene fuori, così viene fuori la lucertola nel secondo atto, viene fuori quel maschile pessimo nel finale del terzo atto, è ciò che abbiamo nascosto. E l'abilità di maneggiare queste cose a un doppio livello è quella che invece tu hai in questa. Sì, no, infatti è quando la lucertola si insidia nel letto, e forse probabilmente è quello che vorrei fare anche io al suo posto, cercando poi di moralizzare lui, però poi alla fine si rivela un melliflo, un meschino e quant'altro. Sì. Posso dire una cosa? La scena della lucertola solitamente faceva parte di quei tanti equivoci che al povero Pasquale si poteva anche chiedere: Madonna, ma questo è un fantasma oppure no? Perché a un certo punto se lo chiede pure e glielo chiede pure, ma voi siete uomo o siete fantasma? E Marco Tullio anche qui ha fatto una scelta di regia che potrebbe anche sembrare all'inizio, a me personalmente mi sembrava anche un po' assurda, cioè la lucertola la fa vedere fisicamente. Il fatto che tu fai vedere una lucertola fisicamente, che chiaramente non è scritto né nelle didascalie né nel testo, presuppone che in qualche modo metà dell'ambiguità di quello che il personaggio dovrebbe in qualche modo suscitare è troncato, non so come dire, e quindi sposta anche lì, attraverso la sua chiave di lettura, dalla farsa pura in qualche cosa di più misterioso, ecco, più... Sì, perché appunto l'inquietante di un rettile che appare in scena è premonitore di un'inquietudine più ma soprattutto più se tira fuori la lucertola è sicuramente non è più un fantasma neanche, no, perché... Sì. Gli uomini non ci fanno una bella figura, e lo ripeto con piacere, perché il maschile è uno degli elementi che dovremmo osservare con attenzione nel nostro mondo, e grazie a spettacoli del genere forse ci fa riflettere. E l'anima nera, quello che fra l'altro forse perde 1500 lire ma non di più all'interno del dramma, quello che più o meno resta lo stesso e fa da perno a tutto è proprio il portiere. Anche qui io questo già l'avevo detto per il precedente personaggio che io ho avuto modo di vedere, Aglietiello in Non ti pago. Mi ripeto nei complimenti, perché ancora una volta una figura che una certa tradizione teatrale ci consegna come maschera buffa, eccessiva ed eccentrica, qui, così come è stato per Aglietiello, viene ricondotto nei termini di una eleganza che riesce a trovare sede in questo dramma che sembra nordico. Il linguaggio, che già l'altra volta notavo che riesci a mantenerlo sempre su un tono sicuramente dialettale ma totalmente comprensibile, e poi tutta la pulizia dei movimenti. Forse te l'ho già fatta questa domanda, ma la rifarei: in quanto ci hai studiato nella pulizia, nel modo in cui fermi e dici le battute con quella precisione? Sinceramente io non ci ho studiato molto, perché probabilmente è un fatto di natura. Io credo di essere sempre stato così. Sono un attore di estrazione
napoletana, ho fatto tanto teatro napoletano, ho fatto anche il cosiddetto teatro in lingua. E ho avuto la fortuna di lavorare con dei maestri, e però io non ho fatto nessuno sforzo, insomma mi viene naturale. Questa eleganza che tu riscontri in me, a me fa solo piacere. È solo un secondo me un complimento che a Giovanna io non gliel'ha detto. No, io sono elegante, lui no, c'è differenza. Per quanto riguarda il personaggio di Raffaele, il portiere, a differenza dei personaggi dei miei colleghi, secondo me ha meno drammi interiori, nel senso che lui è un portiere, crede ai fantasmi come c'è insito nella nostra cultura. Proprio qualche giorno fa in televisione a casa, sì, nel telegiornale, hanno fatto un servizio di 3 o 4 case a Napoli dove esistono, sicuramente esistono i fantasmi. L'unica cosa che a Palazzo Donnanna, quello sul lungomare, sì, ce n'è uno sul mare, sul mare. C'è, hanno è documentato che c'è con fotografie, eccetera, che esiste il fantasma. E la cosa divertente, furbesca di Raffaele, è che lui utilizza questa presenza dei fantasmi per scaricare su di loro, per scaricare sugli altri e soprattutto per fregare a lui, poveraccio, avvisandolo anche che succedono determinate cose. E quindi voglio dire, a me è abbastanza lineare come personaggio, anche se al terzo atto, quando la Carolina rimane sola in scena, io le dico dal punto di vista maschile, prettamente maschile, le dico certe cose anche in maniera affettuosa, no? Cerco anche di racconto delle cose mie intime a lei per aiutarla, pur essendo io un truffaldino a modo mio, però io voglio aiutarla. Forse sono l'unico che l'aiuta e partecipa al suo dramma. Io sono molto contento del personaggio che faccio. Non so se lo faccio bene, ma credo di sì, però sono molto contento. Benissimo. Io vorrei, lasciamo il maschile che abbiamo già descritto ampiamente in tutti i suoi difetti e ritorniamo al femminile. Infatti le due figure femminili che sono femminili del testo, oltre la protagonista, sì, sembrano portate avanti in modo più affettuoso, quasi, non vorrei dire positivo, ma con affetto. Il personaggio di Armida, che anche là potrebbe essere solo l'inizio, l'innesco di un parapiglia che fa finire un atto, invece nel modo in cui lo viene presentato, senza, e ci tengo, perdere niente della ricchezza espressiva del personaggio, dal dramma alla commedia, che lei fa molto bene, non si appiattisce però sui toni. In fin dei conti ci è simpatico, ho avuto l'impressione che un personaggio, per quanto che potrebbe essere troppo petulante, potrebbe essere asfissiante, eccetera, e invece no, ci è simpatica. E quindi chiedo, non voglio mai, a Paola, come, in che modo si è confrontata con questo personaggio, che era quello di Tina De Filippo. Appunto. Io ovviamente me lo sono proprio scordato, nel senso che io ho affrontato questo personaggio con l'amore che solitamente mi contraddistingue e il rispetto che ho per questo lavoro, profondamente. Ovviamente sono stata felicissima di affrontare un personaggio che, tra virgolette, doveva essere quello di una protagonista, ma che sapevo e sentivo che non sarebbe stato quello di una protagonista, per come si intende una protagonista in teatro, in un teatro tradizionale, ma non perché non c'era proprio nella mia testa.
questo preconcetto, diciamo. Quindi io ho fatto il mio lavoro affrontando questo personaggio, ripeto, innanzitutto con l'entusiasmo che solitamente mi contraddistingue rispetto a tutto quello che faccio in teatro, e poi pensando soprattutto a come farlo nel modo più giusto e più realistico possibile, perché ero preoccupata soprattutto di un discorso di linguaggio, perché Edoardo è molto bravo a presentare questa donna che è molto provinciale, che però che va a rendere, che vuole rendersi giustizia, vuole andare dal marito dell'amante di suo marito a dire: ma come, non ti sei reso conto che a casa tua si consuma un tradimento? Io sto a casa con i figli, rivoglio mio marito, pensi ancora che esistano i fantasmi? Però siccome Armida è una donna provinciale, tutto questo, figlia di un maestro di musica, quindi con un'educazione provinciale di un certo tipo, tutto questo lo va a raccontare in un modo molto, con un linguaggio molto forbito. Questo mi preoccupava, perché poi invece a un certo punto sbotta e viene fuori tutta la sua visceralità e tutta la veracità di donna napoletana che dice: ma avete rotto le scatole, io sto soffrendo e mi voglio riprendere il mio. Quindi questo era soprattutto, e questa era la mia preoccupazione rispetto a questo personaggio. Volevo che alla fine venisse fuori la semplicità della situazione, ed ero preoccupata invece che ci fosse anche nella regia di Marco Tullio una ricerca di un qualche cosa di pirandelliano che invece è già insito nella commedia di questi fantasmi. Cioè, no, Pirandello c'è, secondo me. È presente in questa citazione, quando loro arrivano in scena, l'iconografia proprio non riesce a essere aliena a quella dell'apparizione dei sei personaggi. E su questo bisogna dare, Aldo, vorrei ribadirlo, a una regia che è riuscita ad essere accanto, affettuosa con il testo. E non so come abbia lavorato con gli attori, ma si vede in qualche modo che gli attori sono tutti ben tarati. Il coro è sempre ben tarato. Anche un personaggio così fuori tono in qualche modo, perché sarebbe il più pazzerello, quello della sorella del portiere, la impazzita, che Viola porta da un ingresso in cui sembra leggerissima, forse anche per la sua figura, proprio leggera, etea, ride, leggera, e nel corso della scena voi improvvisamente la immaginate violentata. Cioè, da questa leggerezza vi porta fino a una intensità, senza mai diventare appunto pesante, ma questa leggerezza arriva fino a che uno se l'immagina forse sta violentata su quel terrazzo. Come è venuto ciò? Scusa Massimo. Allora, io credo che questo risieda nel fatto che Edoardo sia un autore. La differenza quando uno scrive con un autore è che l'autore, secondo me, è una finestra sulla vita, cioè è una teoria della vita, tipo una teoria sulla vita. E in questo spettacolo, secondo me, la teoria che ho ritrovato è proprio quella del maschile e del femminile. Ci sono dei ruoli maschili che parlano tanto e raccontano tanto di tutti i passaggi emotivi, razionali dell'uomo. E poi c'è un altro racconto, che sono le poche parole delle donne, in cui c'è altrettanto materiale. E quindi, secondo me, la difficoltà, almeno che io ho cercato di superare, è quello di, con poche parole, raccontare tutta una vita, una dimensione sociale, quello che fa Carolina, che fa Paola. Noi abbiamo poche parole per raccontarci,
E queste parole raccontano dei vissuti molto grossi. E, nel caso della Regia di Marco Tullio, un vissuto che io non mi aspettavo, un po' ingenuamente, e che però è contemporaneo e che per me è un onore portare avanti. Le parole sono poche, ma cerchiamo di essere incisive, insomma. Bene. Bene, sì, spettacolo molto incisivo. Io ribadisco, fortunatamente lo spettacolo è al Carignano, quindi dovrebbero esserci ancora posti. Se non l'avete visto, andate a vederlo molto spassionatamente. Bene, grazie Antonio. Se volete abbiamo dei biglietti qui. abbiamo anche superato il nostro orario consueto, comunque ringraziamo veramente di cuore questa compagnia straordinaria, perché di rado si incontra una compagnia di questa intensità e di questo valore, dobbiamo dirlo. È la compagnia di Luca. Infatti, non lo dico per retorica romana. Perché è stata allevata negli anni. Esatto. È stata allevata negli anni e si mantiene, anche se Luca è di recente mancato, è come se non fosse mancato. Continua. Qui c'è una domanda. Posso fare una domanda? Telegrafica. Sono un insegnante in pensione adesso. Ho sempre chiesto alle colleghe di lettere perché Pirandello ha tanta fortuna, giustamente, e Edoardo era poco in... La risposta che mi veniva data era che Edoardo era un po' troppo dialettale. A livello teatrale, che voi siete più ovviamente esperti nella materia, è proprio così? A livello pedagogico Edoardo non è nei programmi scolastici proprio per questo motivo. In alcune scuole c'è, ma Pirandello scriveva in italiano, Edoardo no. È un po' una sciocchezza, nel senso che poi c'è Goldoni, c'è, non lo so, c'è Edoardo comunque. È difficile da leggere il napoletano, per carità di Dio, però Edoardo, quando deve esprimere un concetto importante, anche quando recitava lui stesso, anche nella scrittura, è sempre scritto in italiano. Tutto ciò che è scritto in napoletano può essere capito da chi lo capisce, ma anche solamente ascoltato come rumore di sottofondo. E sono scelte. È un pregiudizio. Esatto, è un pregiudizio che andrebbe superato, perché nel 1946 è stato pubblicato, pensate, in traduzione italiana. Ieri noi abbiamo sentito uno spettacolo che guai se non fosse stato con l'intensità e le coloriture, la gustosità del napoletano, di tutti questi personaggi che restituiscono un'anima di una città, di una cultura, di una popolazione, ecco, di una tradizione culturale, ecco, che parla con questa lingua. E quindi speriamo che anche nella scuola si faccia breccia grazie anche alla loro opera. Adesso però noi dobbiamo chiudere. Io voglio ringraziare invece Federica Altamura, che è quest'altra giovane attrice che è seduta. È l'esempio di quello che non avviene sempre in teatro, cioè di una ragazza che in qualche modo sta qua con noi, che non ha battute all'interno di tutta la commedia, se non delle scene fisiche, ma veramente, diciamo, brevi, e che ciononostante sta qua con noi, e a volte, appunto, a parte che le donne non hanno troppe parole, però c'è anche la consapevolezza di chi rimane perché si sente appartenere a una cosa e a piacere a condividerla, ed è parte della forza di questa compagnia. Grazie. Un'ultima cosa a già Felice imparato. Volevo dire soltanto che a volte l'italiano di Pirandello è talmente farraginoso che è meno comprensibile del Allora, non mancate di andare al Teatro Carignano, e quanto a noi del pubblico sono gratissimo
con l'Università e il Teatro Stabile al nostro pubblico che partecipa a questi incontri. Arrivederci a mercoledì 3 maggio. Il penultimo incontro è dedicato alla ballata del carcere di Reading di Oscar Wilde con Umberto Orsini. Sarà condotta da Franco Perretti.